amici, e dopo tutta questa carrellata di cose interessantissime che sono state dette, io penso che può bastare. C'è bisogno che oggi si mette pure Zappi a dire praticamente qualcosa. Ma vi permetto di dirvi qualcosa soltanto non per ringraziare il Presidente, il Direttivo e tutti quanti voi che mi avete invitato, ma mi permetto di dirvi qualcosa perché sono oltremodo lieto di poter dire, e così lo dico anche a qualche amico che l'altro giorno incontrando mi ha detto ma c'è pure lei l'altro sabato, e allora dico io invece sarò lieto di andare a casa e di dire che fortuna, ci sono stato pure io. Perché oggi ne abbiamo sentito delle cose interessantissime, sulle quali però dobbiamo andare a casa e cominciare a riflettere. Perché dopo quello che ci è stato detto, allora penso che ognuno di noi possa dire che volete che facciamo ancora? C'è stata una carrellata eccezionale. Mi ho ascoltato con attenzione quanto è stato detto sulle cose fatte, che mi permetto di dire sono tutte da apprezzare e da condividere. E caro Presidente, mi pare che tu sappia che le condivido tutte, le condivide tutte le cose che voi fate come Presidenza nazionale, anche se sono in debito con te di una risposta ad una lettera che mi hai scritto qualche tempo fa e che non ho cestinato, ma sulla quale la risposta ti sarà data, spero, in coerenza con le tue aspirazioni. Ma abbiamo sentito anche le cose sulle linee programmatiche, le cose fatte, che sono un ulteriore cammino nella continuità di questa realtà. E io non posso che complimentarmi per gli interventi che ho sentito. Lo dico al Presidente dell'ASSI, associazione verso la quale va tutta la mia considerazione, la mia stima e la mia attenzione, perché certamente è una realtà che dobbiamo, che in ordine alla quale io penso dobbiamo dire Dio ce l'ha data, guai a chi ce la tocca, con tutte le sfaccettature e con tutte le problematiche delle volte si delineano all'orizzonte. Dico grazie a Vincenzo Armaroli e a Luciano Stoppa per le cose che ci hanno ricordato e alle quali abbiamo tutti, chi più chi meno, e partecipato. Vincenzo Armaroli ci ha dato una carrellata di quella che è quel progetto che all'inizio dell'anno scorso abbiamo lanciato per cercare di conoscere meglio le esigenze e i bisogni dei soci e degli altri soci potenziali o amici e colleghi che non sono iscritti all'ARADER, anche perché alcuni hanno ancora dell'ARADER la concezione che si tratti di quella realtà di vecchi alla quale se nel caso ci penserò quando avrò finito la mia attività. E poi scopriamo, come è capitato a me, forse l'ho già detto, che arrivando, perché travolto occasionalmente da altri, alla presidenza dell'Alatel, entrando a Valcannuta, sento un giorno una voce dietro, dice che è tornato con noi? Io mi sono girato e vedendo un vecchio mio collaboratore della mia epoca, dice no, stai tranquillo, non corri questo rischio, sapete che ho lasciato Telecom, SIP, che nel momento in cui diventava Telecom, nel 94 è finito tutto, oggi sono qui perché mi trovo per qualche altra cosa. Ma da quando sei tu in Telecom? Abbondantemente da prima che lei arrivasse o che tu arrivassi in SIP. Allora tu sei ancora in servizio, quindi sei sicuramente un socio Alatel. E questo caro collega mi fa: l'Alatel, e che è l'Alatel? Non me lo chiedeva uno della Michelin o uno della Fiat, me lo chiedeva un collega in servizio della Telecom. E allora il presidente nazionale, solo da qualche ora, si è domandato questo: ma qui due sono le cose, o noi dell'Alatel non riusciamo a penetrare, a far conoscere che cos'è l'Alatel a quelli che stanno in servizio, oppure quelli in servizio ce l'hanno con quelli dell'Alatel per qualche ragione. Il questionario di cui
Vincenzo Armanoli ci ha parlato, ci ha svelato tante cose, sino a dire che sono più i colleghi in servizio che dichiarano la loro disponibilità a dare la propria opera per fare dei servizi per le famiglie. Amici che colleghi pensionati, io penso che la riflessione è doverosa farla. Ecco perché mi permetto di dire, dopo essere io, tutte le cose interessanti che sono state dette a una domanda che potrebbe sorgere spontanea dinanzi a questa bella realtà che è l'ala dell'Asio, che per me e per tutti noi è punto di riferimento, e il vostro presidente lo sa, punto di riferimento per altre realtà, di Alatel e di non Alatel, per coloro che dormono e per quello che non possono fare più di tanto per le dimensioni della loro, del loro territorio, per le persone che hanno, eccetera, eccetera. Ma dinanzi a una realtà così meravigliosa, ad un'eventuale domanda, allora siamo a posto, la risposta non può che essere, e non mi dite, ma perché ci vuoi rovinare il pranzo? Non può che essere tutt'altro. Non è che non siamo a posto, dobbiamo fare ancora di più, ma lo dobbiamo fare tutti, individualmente. Lo dobbiamo fare nel momento in cui siamo al concerto, meraviglioso, e siamo sollecitati a parteciparvi. Lo dobbiamo fare in occasione dell'Egitto, delle visite turistiche, lo dobbiamo fare nei momenti culturali che questa regione realizza in maniera veramente eccezionale, lo dobbiamo fare in occasione di convegni come questi che altre realtà ci invidiano. Ma molte realtà delle volte non sanno nemmeno come si fa a realizzare un qualcosa, tant'è vero che Pasquini sa che più volte abbiamo detto: cerchiamo di far arrivare la vostra documentazione, i vostri messaggi, semmai cerchiamo di vedere se dobbiamo pagare una piccola tassa alla regione Lazio, così ti tranquillizzi, per dare qualcosa, è vero, che supporti anche il Trentino, l'Abruzzo, la Calabria. Cito a titolo esemplificativo, perché ci sono alcune realtà anche piccole che si muovono in maniera veramente eccezionale, ma è necessario che noi, e l'abbiamo sentito ripetere più volte stamane, è necessario che noi ci rendiamo conto che da soli o con le nostre parrocchie o parrocchiette non andiamo molto lontano. Noi dobbiamo sentire di più il senso, ma lo dico in senso generale, non lo dico con riferimento specifico, ma tu ce l'hai con me, ce l'hai praticamente con questa realtà, lo dico in senso generale. Noi abbiamo bisogno di parlare di più tra noi e parliamo poco. O parliamo, come si dice, mi pare, a Roma, una classica espressione, apri bocca e tira fiato, cioè senza sapere nemmeno delle volte che cosa diciamo. Noi abbiamo bisogno di parlare di più tra noi, di verificarci tra di noi, di dirci tutto, di criticarci anche in ordine alle cose che si fanno. L'abbiamo visto anche nel questionario. Molti rispondendo hanno detto sì, ma forse abbastanza, mi attendo più cose, tant'è che noi abbiamo detto a Milano, e fatto bene Giancarlo di sottolineare, che l'importanza di questa prima convention nazionale, la prima volta in cui l'Alatel ha lanciato un qualcosa a livello nazionale, ha portato a Milano 1000 persone che non sono andate per fare soltanto vedere l'Expo per quelli che non l'avessero visto o per fare una passeggiata, ma perché penso che c'è stato, andiamo a sentire un po' e a riverificarci sulle cose che facciamo per vedere se le possiamo fare meglio. Quindi a Milano abbiamo ripetuto che certo vogliamo essere considerati di più anche dalla casa madre, la SIP di ieri, la Telecom dell'altro giorno, la TIM da ieri, no? Perché siamo veramente una forza che può dire qualcosa, perché siamo, voi tutti siete espressione di professionalità dovunque ognuno di noi è stato collocato, espressione di saggezza, espressione di competenza che possiamo mettere, nonostante tutti gli acciacchi che possiamo avere alla nostra età, possiamo e vogliamo mettere a disposizione di tutto il sistema sociale. Lo vogliamo mettere a disposizione dei giovani, con i quali dobbiamo dialogare di più. Noi, anziani, più avanti in età, Luciano, chiamali come ti pare,
Io osteggio, cerco di combattere il concetto del vecchio come immagine di colui che sta alla panchina seduto col cagnolino o veramente in attesa che qualcuno lo aiuti e basta. Certo, siamo delle volte esseri deboli, però siamo anche in condizione di dire, di dare e di offrire collaborazione. E allora con i giovani dobbiamo parlare di più. Già è difficile parlare con i giovani in casa. Ma perché è difficile, amici miei? Non abbiamo né tempo e non voglio sentirmi riprendere, vero, dal coordinatore o dal presidente. Delle volte abbiamo difficoltà noi a dialogare con loro, perché certe domande che ci fanno i giovani non ci piacciono, perché noi veniamo da un'altra cultura, da un altro modo di ragionare, e quindi esporsi non è una cosa simpatica, beh. Per cui la cosa, ma basta, e così sentiamo la classica frase: ho capito papà, non puoi parlare, ma tanto tu, no? Forse siete sentiti dire qualche volta dai figli o dai nipoti frasi di questo tipo. Noi dobbiamo farlo questo sforzo, quindi con coloro che sono al lavoro, che sono alla ricerca del lavoro, come li possiamo aiutare, come con loro possiamo parlare, organizziamo, se volete, degli incontri o dei momenti di confronto. Io ne ho seguito qualcuno e lasciate che vi dica amichevolmente, sono rimasto molto amareggiato quando, invitati i giovani, c'erano i giovani, ma mancavano gli anziani. Questo non è un fatto positivo. Quindi noi abbiamo bisogno di comunicare di più, di dialogare di più, di ascoltarci di più, ma ascoltarci come gruppo, ascoltarci come soci, ma guardando a quelli che non sono soci anche. Come ci arriviamo a quelli? Ci arriviamo facendo nuove convenzioni, ho sentito anche qui ripetere. Ma le convenzioni, anche quando si facessero, per poterle poi gestire, richiedono che uno sappia se quella convenzione viene utilizzata o meno. Io continuo a chiedere, dopo 3 anni tra ALA e LALA, dinanzi a coloro che mi dicono che bisogna aumentare il numero delle convenzioni con alberghi, con istituti, con gruppi, eccetera, eccetera, ma voi sul territorio sapete quanti effettivamente soci di Alatel o di Alatel o di ALA utilizzano queste convenzioni? Spesso le nostre strutture non lo sanno. Si dice soltanto, ma sarebbe meglio avere una convenzione più vantaggiosa per noi. Amici, siete in grado voi, quando è che ottenete qualche sconto nel momento dell'acquisto? Soltanto perché siete belli? Soltanto perché le donne sanno chiedere lo sconto prima ancora di cominciare a dire cosa vogliono? E penso che giochi molto nello sconto anche la quantità, il tipo di offerta, il tipo di domanda. Noi delle volte non sappiamo se nell'albergo di Fiuggi, con cui abbiamo una convenzione da tanti anni, qualcuno c'è mai andato, perché queste informazioni di ritorno non arrivano, eppure i mezzi sono tanti. Abbiamo l'SMS, abbiamo l'email, abbiamo il contatto diretto, abbiamo i telefoni, le tante linee, che oltretutto Lazio ha anche con contratti diretti con Telecom, ma non abbiamo certe informazioni di ritorno. E allora sarebbe bene. Uno. Ancora, in qualche regione, in questo limitato periodo in cui sto facendo anche questa esperienza, sarà sicuramente l'ultima della mia attività professionale, ma io dico, mi sono trovato in alcune regioni dove abbiamo fatto una bella convenzione con un centro di calzature, Alatel. Ah sì? Alla, abbiamo fatto una bella convenzione con un centro di calzature. Stessa regione, stessa realtà, ma due cose diverse, prezzi o offerte diverse, non uguali, però in una c'è il timbro dell'Alatel, l'ho fatta io come Alatel, quell'altro l'ho fatta io come Alatel. Questa duplicazione o sovrapposizione, guardandoci come se nel rispetto della specificità fossimo veramente due realtà completamente diverse, non gioca la causa comune. E allora anche le convenzioni delle volte fanno cilecca. I servizi, ma i servizi del TAF, i servizi di altro tipo, ALA, e lo dico anche come presidente dell'ALA, ma non perché devo vendere un prodotto specifico, ALA li fa, stabiliamoli questi contatti, perché è necessario sovrapporci, duplicarci, fare tutti la stessa cosa? Quindi cerchiamo, ma soprattutto dobbiamo cercare di arrivare
a quelli che non sono ancora soci, quindi a quelli che sono ancora in servizio,